dance me to your beauty with a burning violin. Concepita come un proseguimento del World Urban Forum e della Giornata Europea della Cultura Ebraica, la doppia mostra personale dello scultore newyorkese Justin Paser, promossa dal Comune di Napoli, stamattina è stata inaugurata al Maschio Angioino e domani lo sarà al PAN. I temi della diaspora e della deriva vengono affrontati con un linguaggio contemporaneo che tende a sintetizzare archeologia, arte antica ed arte contemporanea e che al Maschio Angioino dialoga in particolare con i reperti della Sala dell'Armeria, anch'essi testimonianze di una civiltà inquieta, mentre al PAN i personaggi danzanti e senza volto si affacceranno su Via dei Mille per ricordare anche ai passanti la danza della vita ed evocare l'indimenticabile canzone di Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, ripresa dal motivo suonato da un quartetto d'archi di musicisti ebrei alla soglia di un forno crematorio. Una situazione che secondo me siamo dentro molto fortemente, quindi io ho cercato di collegare la mia esperienza a New York con Venezia e Napoli. Il mio lavoro si tratta più del flusso dei popoli, e come si sale insieme popoli. A Napoli, città simbolo del crocevia culturale, non a caso è stata scelta la data inaugurale dell'11 settembre, per incentrare ancor più fortemente sentimenti che negli ultimi anni hanno acquisito un senso comune assai esteso. Riassumendo, la parola diaspora in ebraico significa svelamento, perché nei momenti difficili si possono rivelare le persone. Bisogna raccontare una storia e quindi svelarla per poterla superare.